Eccoci qui a iniziare una nuova avventura con un nuovo pezzo molto interessante. Questa è una cosa anche molto strana, è una contropunta girevole per pezzi cavi. Quindi si tratta di uno strumento, di un attrezzo che va messo sul topo mobile, sul tornio, per bloccare dei pezzi cavi. E niente, allora. Come si fa a fare questo pezzo? Allora, innanzitutto andiamo a vederlo un po'. Io l'ho appena realizzato, ora lo rifacciamo pezzo per pezzo e voglio fare solamente una vista di questo in una sezione per vedere un attimino come è costituito. Tanto preparatevi a fare dei, come si dice, screenshot. Ok, ecco qua che vediamo. Ok, questa pinza ha dentro, vedete, ha dentro delle parti molto interessanti, ok? E andremo a farle una a una. Benissimo, questo qui era solo per farvi vedere quale sarà poi il termine del nostro lavoro. Molto interessante a livello quello della pinza e quella a griffe. Chiamata anche mordacchio o pinza bulldog. Benissimo, allora partiamo. I pezzi che costituiscono questo sono questo tappo, questa ghiera, questa parte chiamato alberello, l'involucro che è la parte esterna. Attenzione, questa parte qui è zigrinata a 45 gradi, è spinata. Io ho trovato solo questo modo per farla. Poi abbiamo qui il cono, ok. E quindi io direi di partire. Allora, il primo pezzo direi di fare il tappo. Direi anche che per non appesantire i video, li facciamo brevi, cioè per ogni pezzo facciamo un mini video. Quindi partiamo con questo pezzo qui. Qui vediamo come io l'ho fatto, come l'ho eseguito, no? Ho fatto uno schizzo, un altro schizzo e così via. Allora, andiamo a vedere i pezzi per fare, quindi fate questi screenshot che poi, allora, questo è lo screenshot dell'assieme, cioè questo è lo screenshot che dovete fare, questo è un mio PDF, troveremo il modo poi per farveli avere se qualcuno poi mi chiede, io ho una risorsa. Vi ricordo sempre che questo lavoro è dell'Unione Industriale di Torino del 1963, è un reperto bellico, quasi un reperto bellico, quindi parliamo di più di 50 anni fa. Quindi andiamo a vedere, anzi quasi 60 anni fa, quest'altro pezzo, ok, quindi fatevi uno screenshot mentre io parlo, vi dico qualcosa. E poi quest'altra che è l'involucro, ok? Vedete? Benissimo. Allora, noi partiamo adesso a fare il tappo. Allora, fare il tappo è fare questo qui. Il tappo è questo, ok? Riduciamo un pochino, ok? Ancora un po', benissimo. Allora, come analizziamo questo qui? Questo si vede solamente una vista parziale con una parziale sezione. Non si vede la vista in pianta, ok, è quello che andrà poi filettato qua dentro. Allora, qui abbiamo una filettatura strana, 22 mC, una filettatura con una vecchia dicitura, parliamo del 1963, è una filettatura metrica a passo molto fine. Dopo andremo a vedere quale. Qui sopra abbiamo una sfericità, due fori, perché qui dentro ci va una chiave per poter stringere e una chiave di quelli con i due piolini che entrano qui, ok, vedete, distanziati di 15 e così via. Poi abbiamo una gola e qui abbiamo la parte filettata. Ok, questo è un pezzo pieno, non ha, vedete, è completamente pieno e andiamo a realizzarlo. È alto 10, poi c'è questa parte qui di 4, ok, con questa parte sferica, ok,
abbiamo una cava da 2 e una parte qui filettata, un M22. Partiamo. Allora, quindi tensione è molto breve, nuovo, standard IPT, crea. Attenzione, qui già dobbiamo fare un, prima di partire, io vi avviso, vi ricordo che dovete creare un progetto, quindi da progetti vi ricordate tutta l'ambaradan che abbiamo fatto in tutti gli altri, quindi non ve lo vorrò più ripetere, questa è l'ultima volta che ve lo accenno. Ogni volta che creiamo una serie di pezzi che fanno parte di un assieme, dovete creare un assieme, cioè un progetto. Quindi io sono adesso entrato in una parte che vado subito a fare uno schizzo 2D e decido dove farlo. Lo faccio in piano. Lo faccio in piano. Ora voi dovreste avere già stampato, perché sicuramente avete dei tempi differenti, avete già stampato, avete già rivisto il video e quindi potete ora partire in questo modo. Noi abbiamo un diametro di 45 esterno, ok. Scusate un attimo, no, ho sbagliato, sto guardando un'altra cosa. Abbiamo un diametro esterno di 24, scusate, 24. Ok, e questo diametro di 24 lo estrudiamo di 4. Concludiamo lo schizzo e andiamo a fare una estrusione di quell'area di 4. Ok, sotto qui abbiamo uno schizzo 2D. E andiamo a creare la gola. Quindi la gola di un diametro, questa gola non è quotata, come potete vedere, questa gola non è quotata. La filettatura M22, noi dovremmo fare qui almeno una gola che possa essere, la gola serve quando l'utensile che filetta e crea il filetto, no? A un certo punto posso uscire e non trovare materiale, quindi una gola di scarico viene chiamata. Questa gola di scarico, che è larga 2, noi diamogli una dimensione di 19, di 18, va, di 19, 19. Allora, quindi noi facciamo un cerchio da 19 e lo andiamo ad estrudere, concludendo lo schizzo. Andiamo a fare un'estrusione di 2. Dopodiché andiamo a creare uno schizzo 2D qua sopra, quindi 2, 4, 6, e rimangono altri 4 di filettatura, che è una filettatura M22, quindi noi costruiremo un cerchio da 22. Vi ricordo che deve diventare verde il pallino qui, per essere certi che il cerchio sia concentrico in quel punto, sia centrato in quel punto. Concludo lo schizzo, chiedo di fare un'estrusione, chiedo di fare un'estrusione di 4. Ok? Benissimo, questo è il nostro pezzo. Ora io posso approfittarne per fare dei for i fori qua sopra. Ok, questi fori, andiamo a vedere come sono fatti. Vedete? Sono fatti da qui sotto, da qui, il totale è 4, vedete? 4. Da sotto loro sono alti 3, valutati da qui. Quindi vuol dire che da qui, io scendendo di 4, arrivo a questo filo. Quindi io faccio, prima ancora di fare la sfera, pratico dei fori da 4. Allora, come faccio? Avvio uno schizzo 2D qua sopra, dopodiché mi creo un cerchio
perché questi fori sono su un cerchio di 15, di diametro 15, mi creo un cerchio di diametro 15, poi dico che questa linea è questa, è, avete visto cosa ho fatto? L'ho fatta diventare una linea di, guardate, costruzione, ok? Su questa linea di costruzione ora vado a mettere un punto qui e un punto qui, ok? Ha preso questi punti, hanno preso direttamente, senza che io volessi, la orizzontalità. Li volevo mettere qui e poi creargli l'orizzontalità. Se a voi non succede come è successo a me, che magicamente sono opposti orizzontalmente, l'uno opposto all'altro, usate il comando orizzontale, tac, oppure verticale se vi siete girati. Concludo lo schizzo, vado a chiedere di creare un foro. Innanzitutto questo foro di quanto è? Allora, vi voglio fare prima vedere una cosa, attenzione, vedete i fori, c'è scritto numero due fori, infatti uno è opposto all'altro, ha una distanza di 15 l'uno dall'altro, quindi insistono su una circonferenza di 15. Detto questo, il foro quindi è un foro da 3 e quindi nel nostro caso io devo dare, essendo un millimetro più in su, devo dire che è 4, quindi questo signore è 4, ok, perché noi partiamo da qui, e il diametro è 3, va bene, fatto, benissimo. A questo punto il tappo non è cavo, è bello pieno, ok, ora mi tocca solo fare due cose, fare la sfera, quindi cosa farò? Lo schizzo 2D, apro le origini, scelgo uno di questi due piani, uno vale l'altro, ok. Dopodiché cosa faccio? Faccio comando F, anzi facciamo così, no, va bene, facciamo comando F7, tasto funzione F7 e vedo ciò, ok. Chiedo di proiettare questa geometria e anche questa, ok. Dopodiché io mi creo un cerchio, ok, non lo centro, un cerchio perpendicolare lì, che ha come misura, ok, la misura di, la sfera è 25 di raggio, quindi diametro è il doppio, quindi è 50. Naturalmente è fuori, ok, vedete questo punto, può viaggiare, gli diciamo che verticalmente, ok, questo è allineato al nostro punto centrale, perfetto. Adesso taglio un po' di roba, mi rimane questa parte, ora per essere sicuri posso andargli ad aggiungere qui, ok, così e questo punto qui, ok. Perché ho fatto questo? Per essere certi che lui mi pigli quell'area. Concludo lo schizzo, chiedo di fare una rivoluzione di tutta questa parte intorno all'asse, a questo asse, in sottrazione però, ok. Ok, andiamo a vedere cosa è successo. No, è successo qualcosa di sbagliato. Allora, io andrei a ripetere, cancellerei questa rivoluzione, elimina, ok, e andrei a rifare tutto il discorso. Quindi, però questa volta scelgo, non vorrei che questi fori abbiano creato una interferenza, quindi facciamo così, facciamo uno schizzo 2D su un piano dove non insistono i fori, faccio F7, ok, proietto le geometrie di questo, ok, vado a fare un cerchio da qui, tangente qui della
anzi lo cuoto dopo, gli dico che verticalmente questo punto insiste qui e poi vado a tagliare, quindi mi taglierà e mi rimarrà solamente questa porzione. Quindi ora vado a farmi una linea che va da qui a qui e una linea che mi va da qui a qui. Allora, ora devo dare la quota che è di ra, in questo caso mi sta quotando il raggio, vedete, e dico che è 25, ok, concludo lo schizzo, è completamente vincolato, chiedo di fare la rivoluzione di quest'area in sottrazione intorno all'asse, a questo asse. Ok, vedete che adesso è arrivata bene. Gli do come materiale l'acciaio inossidabile, ok, che ci piace di più, ci fa vedere anche la curvatura e ora rimane l'ultimo punto. L'ultimo punto è una filettatura M22, MC e 22 MC, quindi io vado a fare una filettatura, userò per le parti, per i maschi, la filettatura esterna, userò questa modalità, faccia questa. Ora mi dice specificazione, va, mi dice, lo dico io. Lui ha già capito che è 22 perché è andato su un diametro 22. La mia è 22x3, no, non è 22x3. Vado a prendere, allora, MA è la prima, è la più grossa. MB, una volta si usava così, MA, MB, MC, MD, ME. Allora, nel nostro caso è una filettatura MC, quindi 1, 2, 3. Prendiamo questa qui, anzi io prenderei addirittura la 22x2, ok, paga più l'occhio. Ok, vediamo un po'. Non paga molto l'occhio, io farei una filettatura un po' più visivamente più bella, anche me ne frega un po' del disegno. Poi però ricordiamoci quando faremo la parte femmina, quindi rientro dentro, doppio clic, gli dico tu non sei la per 2 ma sei per 1, 22 per 1, ok, ricordiamoci 22 per 1 abbiamo scelto. Il pezzo è finito, quindi lo salvate, fate un file salva con nome nella cartella che avete creato di contropunta per pezzi cavi e lo chiamerete, questo si chiama tappo e il suo numero è lo 01. Ok, vi aspetto allo 02 o no, anzi andremo a fare un pezzo differente, ve lo dico dopo, al prossimo video.